L'ho trovata un pochino giù di morale, ma questo è normale, l'ho detto, li ho esortati a ritrovare innanzitutto il sorriso. Questa è una squadra che secondo me in certe circostanze ha avuto degli episodi anche sfavorevoli, ha avuto degli infortuni, quindi ha avuto anche delle attenuanti, però gli ho detto anche che è anche vero che quando le situazioni si ripetono, quando certi numeri si ripetono, vuol dire che ci sono anche qualche carenza, e quindi bisogna migliorare queste carenze, se non altro sotto la concentrazione, sotto lo spirito del sacrificio, sotto la voglia appunto di voler portare a casa il risultato. Io per quello che ho visto non ho mai visto la Salernitana dal vivo, ma l'ho vista in televisione in qualche circostanza. L'impegno c'è sempre stato, ma forse bisogna dare qualcosa di più appunto sotto il profilo appunto della concentrazione, della voglia, dell'attenzione per portare a casa i risultati. Credo che tutto sommato questa squadra abbia dei valori, sta a me tirarglieli fuori questa squadra, trovare le alchimie giuste affinché questi giocatori possano esprimersi al meglio. È chiaro che la situazione è difficile, signori, non è che possiamo nascondere quello che è stato l'andamento di questo campionato. Quindi ci sono numeri difficili, ho detto prima ci sono state delle attenuanti, però insomma io mi auguro e spero di riuscire a trovare la sistemazione giusta affinché ogni giocatore possa, sia come modulo, sia come atteggiamento mentale, tattico in campo, possa esprimersi al meglio. Sì, le gambe, cioè la testa comanda le gambe. Quando uno è preoccupato, quando i risultati non vengono, si scatena una reazione appunto che il giocatore invece di smarcarsi, invece di avere la personalità, la voglia di farsi vedere, magari si nasconde. Invece bisogna avere la forza che anche nei momenti di difficoltà di riprendere le iniziative, di rischiare anche qualcosa. È chiaro che voi lo sapete perché tanti anni che seguite questa squadra, la maglia della Salernitana pesa molto. Pesa perché c'è una richiesta importante, perché siete abituati a vedere un certo tipo di calcio, certi tipi di giocatori, e questo a volte il giocatore sente questo essere continuamente sotto esame. Si passa da prestazioni esaltanti, dove anche voi chiaramente esaltate la prestazione del singolo, poi nel giro di qualche partita è una critica feroce. Chiaramente voi fate il vostro lavoro, dovete essere credibili, è giusto anche questo. Io a volte dico, siccome la Serie B è un patrimonio di tutti che abbiamo ottenuto assieme, se si può dare una mano a questi ragazzi sotto il profilo appunto lo dissi anche l'anno scorso, se vi ricordate, se gli dovete dare mezzo voto in più, magari loro leggono, gli fa piacere e questo può servire al morale a fargli esprimere meglio, penso che sarebbe buona cosa dare una mano a questi ragazzi, anche perché giocano per questa maglia, per questa città.